Toro. Buongiorno. 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 Siamo arrivati. Oh, parola che non si finisce. Eccoci, buongiorno Rafa Benitez, grazie buongiorno. Per averci aspettato alla vigilia di una partita evidentemente molto molto significativa e importante. Riesci a darmi da 1 a 10 un valore per questo Roma-Napoli che diciamo Champions probabilmente per voi è quasi l'ultima chiamata? Sì, è una partita importante, siamo d'accordo, credo che mancano tante partite, tanti punti. Noi sappiamo che soprattutto alla fine abbiamo partite che se possono vincere, per questo è importante farlo bene adesso e soprattutto farlo bene durante questi 2 mesi. Quanto è importante? Da 1 a 10 non posso dire quanto, però credo che per loro e per noi, per avvicinarsi al secondo posto, al terzo posto è importantissimo, e se no dobbiamo continuare a lavorare pensando che mancheranno ancora 9 partite. Sì, 9 partite di campionato, la semifinale contro la Lazio, poi la doppia gara, la doppia sfida di Europa League contro il Wolfsburg. Queste partite, questo mese di aprile che di fatto è inaffellabile, no, per le ambizioni del Napoli, potrà spostare anche gli equilibri per quel che riguarda il suo futuro? No, questi credo che parliamo del mio futuro tante volte. Io queste settimane vedrò il presidente e ragioneremo sul futuro. Tutto quello che posso dire e che devo dire, e non ripeterò questo un'altra volta. Parlerò con il presidente, ragioneremo sul futuro, cose normali, cercando sempre il meglio per il Napoli. Mediaset. Buongiorno. Due domande. La prima, a proposito, ritorno un po' sull'importanza però di questa gara, perché è innegabile che il Napoli, in caso di risultato positivo, rimarrebbe pienamente in corsa per la zona Champions. In caso di risultato negativo, a meno 9 sarebbe più difficile. Possiamo dirlo che però è una vera e propria sfida per la Champions League, quella di domani. Sì, che è importante, che è una sfida per la Champions, sicuro. Detto, e questo se l'ho detto anche ai giocatori, la partita possiamo avvicinarsi, possiamo essere sempre più motivati perché siamo così vicino che è più facile, però anche dobbiamo essere attenti perché mancano tante partite. L'ultima partita è con la Lazio, con il Parma, con il Cesena, l'ultimo mese. Dobbiamo mantenere il livello e abbiamo anche la Coppa e l'Europa League. Credo che ho detto una squadra alla fine, le ultime 10 partite, le ultime 2 mesi, puoi giocare per tutto. Noi abbiamo la fortuna di essere ancora in 3 fronti. E un'altra, è tornato Higuain, come sta Higuain? E poi mi rifaccio alle sue parole, siccome qui c'è chi è detentore della verità e dice che lei sicuramente se ne andrà, lei invece ha detto che parlerà con De Laurentiis, quindi non c'è nulla di deciso. Chiaro, ho detto prima che incontrerò, ci vedremo con il presidente, ragioneremo sul futuro le prossime settimane. Questo è chiaro, Higuain è a posto, ho parlato con lui questa mattina perché ieri arrivava un po' in ritardo, abbiamo lavorato bene, però era il primo giorno, oggi è molto meglio, lui è preparato, anche ho visto come sempre, come al solito, la squadra bene e sono positivamente impressionato con Insigne perché l'ho visto lavorare molto bene questa settimana, che credo che è un valore aggiunto per questi mesi. Allora, solo su Insigne se è schierabile dal primo minuto a questo punto. Non è facile, però dal punto di vista fisico mi sembra che sta bene, e dopo chiaramente una partita non è lo stesso con un allenamento, però
come ho detto, positivamente impressionato perché mi è piaciuto il suo lavoro, il lavoro di Camilo, di tutti però, tutti e due che erano qualche mese fuori, adesso vedo che stanno molto meglio. Sport Italia. Sì, eccoci. Ciao mister. Ciao. Intanto l'ospicio che mi porta a dire sarebbe veramente bello vedere il Napoli della partita d'andata contro la Roma. Ti chiedo se è stato quello il Napoli più bello che abbiamo visto e se ci sono margini di rivederlo ovviamente da qui al termine della stagione. Sì, mi piacerebbe anche a me, però credo che è vero che è stata una partita fantastica, però anche la partita con l'Inter che abbiamo giocato in casa 70 minuti è stata una partita di altissimo livello lo stesso. Questo è il Napoli che vogliamo vedere tutti, mi aspetto questa possibilità domani. L'altra faccia della medaglia, no? Le ultime tre trasferte con sconfitte, Palermo, Torino e Verona. Volendo ammettere che c'è un filo che le ha anche accomunate dal punto di vista, non lo so, poi lo confermerai, dell'atteggiamento, dell'approccio. Qual è la cosa che categoricamente, o l'errore che categoricamente il Napoli non può permettersi domani con la Roma, conoscendo ovviamente l'organizzazione e la forza dell'avversario? Sì, devo dire che queste partite, veramente la squadra non ha reagito agli episodi che erano negativi, non ha reagito bene, perché per me ancora manca un po' la maturità. Le altre partite con le squadre di inizio più forte, la squadra l'ha fatto bene, però non ha subito neanche un gol all'inizio, come è successo in queste partite, o per un errore nostro. Credo che sì, siamo concentrati, sì, facciamo quello che abbiamo fatto contro la Roma, contro l'Inter, in tante partite in Europa League, la squadra ha la capacità di andare a Roma e anche vincere. Senza fare regali. Noi la maturità è anche fare degli errori e reagire bene, e non l'abbiamo fatto soprattutto in queste trasferte, per questo ancora dobbiamo continuare a maturare. Gazzetta dello Sport. Buongiorno, ne ho un paio, una è sulla partita, perché ha detto di Insigne, ha detto di Zuniga, in linea di massima il Napoli arriva molto bene a questa partita rispetto a una Roma che è più incerottata, e in prospettiva il Napoli lo scorso anno ha finito molto bene, se ricordo ha fatto 20 punti in 10 partite, si è dato più o meno, diciamo, un'idea di quelli che devono essere i punti che il Napoli deve accumulare per raggiungere il secondo o terzo posto, perché ha parlato lei di ultime partite abbastanza tra virgolette sulla carta, per carità, favorevoli. Potrebbero bastare i 20 punti dell'anno scorso, ne servono forse di più? Sì, no, veramente non ho fatto i calcoli, perché noi abbiamo la Roma adesso, però dopo viene al San Paolo la Fiorentina, la Sampdoria, e questo, questi incontri diretti possono cambiare tutto. Per me, come ho detto tante volte, concentrarsi nella prossima partita. Sono convinto che la squadra sta bene per questi due mesi, però al di là di come sta la squadra, dopo dipende dal risultato. La partita dell'Inter, che è stata una partita bellissima, abbiamo fatto un errore alla fine, abbiamo pareggiato, però la prestazione della squadra è stata buona lo stesso. L'altra, mi aggancio un po' al collega Ugolini, non le chiedo di suo futuro, ma quanto può spostare per l'idea del progetto Napoli che lei ha in mente, che sta portando avanti comunque da due anni, la mancata qualificazione o eventualmente, come ci auguriamo, la qualificazione in Champions? Cioè, cosa può spostare nel progetto, non nel suo futuro? No, io sono sempre positivo, credo che la squadra lo farà bene, dal punto di vista del risultato, come ho detto prima, siamo in tre fronti, mi sembra abbastanza positivo, e se questo può cambiare le cose, come ho detto, parlerò con il presidente, ragioniamo un po' in queste settimane, però non è una questione solo di questo, un po' di tutto, e dobbiamo fare quello che deve essere meglio per il Napoli. Il Mattino. Buongiorno mister. Buongiorno. Si ripropone il confronto con il rivale amico, direi, Garcia. Ecco, la Roma è in una fase di evidente difficoltà, lei in che squadra si aspetta domani? No, credo che se parliamo della sua qualità, lo sappiamo tutti, giocare là non è facile, lui è un allenatore con esperienza e sa che cosa deve fare, però aspetto che noi possiamo fare anche una buona partita, sicuro che con i giocatori che hanno lo faranno bene, noi abbiamo avuto tante partite senza giocatori, ancora la squadra non ha fatto bene, loro ci hanno perso qualcuno, gli altri che hanno sono di tantissima qualità che possono farlo bene sicuro. Repubblica. Sì. Mi ho detto due cose. La prima
riguarda, parli sempre della scuola in corso sui tre fronti. Quanto è difficile, quanto sarà difficile adesso in questi mesi gestire i tre fronti per evitare i fallimenti? Ho parlato con la squadra questa settimana, ieri, oggi. Credo che tutti sono consapevoli dell'importanza del contributo di ciascuno. E parlando questi che giocano un po' meno, lavorano con l'idea chiara di dare una mano. Per questo decidere chi può giocare una partita o un'altra per me è la cosa più difficile, però dopo ho fiducia che loro in campo possono farlo bene. Sì, facciamo qualche errore, è parte del calcio, però la squadra dal punto di vista mentale mi sembra preparata per affrontare tutte e tre. Un'altra brevissima, volevo chiederti di Gargano, che è convocato tutto mondo all'infortunio, come sta questo nuovo di Roma? Beh, tutti questi sono convocati, possono, come ho detto, dare una mano. Lui è importante per noi, avere la competizione tra loro al centrocampo sempre aiuta, senza Boca in questa partita è importante avere anche Walter. Corriere dello Sport. Chi ha più pressione? La Roma che sta avanti ma è in crisi e non può permettersi di sbagliare più e in casa non vince da troppi mesi, o voi che siete indietro non potete sbagliare o forse non potete perdere, ecco. No, io il mio discorso con la squadra, sempre con la mia esperienza, è essere tranquilli e lavorare al 100% concentrati per farlo bene ogni partita. Si va bene è più facile, il discorso è più semplice. Se non va bene dobbiamo continuare a lavorare, perché fino alla fine, se può vincere, fino alla fine possiamo giocare con la Fiorentina qua, con la Sampdoria qua e dopo con la Lazio l'ultima partita, può darsi che giochiamo per il secondo o il terzo posto con la Lazio l'ultima partita, non lo so. Per questo è importante mantenere un po' la calma, come sempre dico, equilibrio, tutti insieme, spalla a spalla, e sarà più facile raggiungere l'obiettivo. Mi pare di aver capito che non schiemi un pareggio. No, io sto pensando di andare là per vincere, però con tantissimo rispetto, perché la Roma è una squadra forte, il Napoli non lo fa benissimo a Roma tutta la storia, vince qualche volta, però non è una piazza facile, questo lo sappiamo, però fiducia abbiamo noi stessi. Radio Kiskis. Buongiorno mister, buongiorno. La prima la volevo fare su Calle Conte, il suo grande lavoro difensivo, anche la prestazione tattica è indiscutibile. Però fino a novembre ha realizzato 8 gol, a gennaio ha segnato un gol, stanno le gol, però non è più lucido sotto porta. Come se lo spiega questo? Sì, questo può succedere, no? Sappiamo che i giocatori che devono fare gol, dipende anche della fortuna tante volte, dopo della fiducia, non, nel caso suo tutti i numeri che abbiamo, il giocatore che corre di più, più veloce, che scatta di più, sì, per dire una partita che ho visto, di queste ultime partite che abbiamo giocato a casa, Higuain faceva 20 scatti, che è una buona cifra, Callejón faceva 31, un'altra partita ha fatto 33, l'esforzo c'è, l'intensità, la velocità, la che lui lavora c'è, però le manca il gol, le manca la fiducia, le manca un po' di fortuna, perché lui arriva alla conclusione, tante volte lo fa bene, la palla esce per un centimetro o il portiere fa una parata. Credo che è una questione solo di essere tranquillo, continuare a lavorare per la squadra, farà gol o assist, per me va bene, se non lo fa e vince la squadra lo stesso. Se poi le volevo chiedere un'altra cosa, lei è in scadenza di contratto e spesso leggiamo oppure ascoltiamo anche che uno spogliatoio con un allenatore in scadenza di contratto può essere demotivato, distratto. Lei ha un po' di esperienza e penso che le sia capitato anche altre volte di essere in scadenza di contratto in uno spogliatoio. È vero quello che leggiamo o ascoltiamo oppure sono soltanto leggende? Io le dico alla squadra che al di là di quello che si dice devono essere concentrati in fare il meglio squadra, per i compagni, per i tifosi, per tutti che siamo là, però la mia esperienza, e l'ho detto, è sempre vincere ogni partita. L'ultima squadra che ho allenato, abbiamo fatto terzo posto nel campionato e abbiamo vinto l'Europa League. E io sapevo a gennaio che arrivava un altro allenatore. Ancora ho lavorato, loro lo sapevano, abbiamo lavorato e abbiamo fatto gol nella finale dell'Europa League nell'ultimo minuto. Credo che questo spiega che quando uno ha la mentalità di vincere, la trasporta anche ai giocatori
per ogni partita, credo che deve essere così. Canale 8. Ciao mister, due domande che sono collegate tra loro. La prima, ti aspettavi la Juventus ancora così avanti, le milanesi ancora così dietro e 5 squadre in 7 punti a 10 giornate dalla fine, la tua situazione di classifica, o credevi in un altro tipo di campionato? Questo non è buono per noi, no? Tutti così vicino, però perché l'anno scorso andava un po' meglio, vedere la Juve avanti era chiaro, al di là dell'allenatore credo che Allegri ha dimostrato il suo livello, lo sta facendo anche meglio in Europa, credo che si sapeva che la squadra più forte per tutte queste cose che abbiamo parlato, sempre fatturato, squadra rossa, va, queste cose, lo ha dimostrato un'altra volta. La Roma si aspettava una buona stagione, l'anno scorso ha fatto 85 punti, mi sembra che era il record della storia della Roma, non è facile fare sempre il record, noi abbiamo fatto il record, regolato il record della storia del Napoli, non è facile fare sempre il record, però credo che è positivo per il calcio italiano avere tante squadre in pochi punti, chiaramente noi pensiamo che poteva essere meglio perché tante partite è stato un poco quello che ha cambiato la partita, però non possiamo fare un'altra cosa che concentrarsi nelle prossime partite e provare a fare meglio. Dicevo che erano collegate le due domande, perché proprio alla luce di questa situazione tu hai fotografato perfettamente, cioè una situazione di grande equilibrio, e alla luce del fatto, hai usato tu la parola fatturato, che Napoli non ha un fatturato di 300 milioni che può permettere al Napoli stesso di staccarsi improvvisamente da tutte le altre e chiedere, noi ce la auguriamo di vincere 10 scudetti di fila, ma invece è più probabile che Napoli si ritrovi sempre in questa situazione, cioè di grande bagarre, no, per lottare. Ti chiedo, ma è possibile avere quest'ansia in sede progettuale per il Napoli, senza Champions è tutto finito? Cioè in 10 anni, se il Napoli fa 5 Champions e 5 Europa League, può significare che il Napoli non è che finisce perché 5 volte ha fatto l'Europa League? Questo messaggio può arrivare a tutti, da parte della società tua, alla città, ai tifosi, a noi giornalisti, perché sembra che quest'anno, per esempio, noi ci auguriamo che ci vada, ma che se non ci va, l'anno prossimo non si può giocare. No, io ci provo, no, con il messaggio, perché l'ho detto una volta, l'obiettivo è lasciare il Napoli 25 anni a questo livello che ti permette qualche volta vincere uno scudetto o vincere una Coppa o l'Europa League o qualcosa per strada, però non è facile perché le altre squadre hanno giocatori di livello, hanno soldi e tutti possiamo spendere, però noi abbiamo spesso dopo perdere al calciatore che faceva 35 reti ogni anno. Abbiamo fatto, credo, che il primo anno dopo cambiare un po' tutto, 78 punti, 10 per in trasferta, e guardato questi numeri di punti, vincere la Coppa, mi sembra che è un passo avanti. Che quest'anno vincere la Supercoppa non è sufficiente, è chiaro che noi vogliamo di più, essere in tre fronti non è sufficiente, questo non sono d'accordo, credo che siamo in una posizione molto buona per una squadra del nostro livello e che tutti vogliamo essere più avanti, sicuro, certo. E sentire le voci che se non facciamo, wow, sarà, io credo che ancora manca, abbiamo fiducia che si può fare ancora meglio, però siamo a un punto per me molto positivo e ancora nella fase di crescita di questa società. Canale 21. Vabbè. Sono qui. Lei aveva detto che sperava molto in questa pausa, una pausa che poteva in un certo senso rigenerare mentalmente e psicologicamente anche la squadra. Volevo sapere come ha trovato al raduno l'intera squadra, Higuain compreso, e poi se l'assenza di Totti alla Roma, quanto può pesare per la Roma l'assenza di un giocatore così carismatico. Questa credo che più per lui che per me, mi sa quanto è importante Totti per loro, io credo che non possiamo discutere la sua qualità, però più per loro. Noi dobbiamo concentrarci nella nostra squadra e, come ho detto prima, se non gioca uno o l'altro, sicuro che un giocatore di qualità vorrà farlo bene. Dal punto di vista di come ho visto la squadra, mi sembra molto bene, però ci dico così, domani non possiamo vincere, diranno no, la squadra ancora non c'è, la squadra sta bene, la squadra è concentrata, carica, preparata per la partita, soprattutto per me deve essere preparata per questa e per le altre partite. Higuain, perfetto. Higuain, abbiamo parlato, come ho detto ieri, che era
arrivato, appena arrivato, doveva sistemarci un po' dove era, ha fatto un allenamento normale, così sempre, no? L'esperienza che io ho, quando arrivano giovedì non è facile, però oggi venerdì tutti hanno lavorato molto bene. Info Napoli 24. Mister, buongiorno. La Roma potrebbe schierare i Turbe e i Barbo, che sono due giocatori molto veloci, rapidi, salto lungo e danno profondità. Ecco, in tal caso, sul vostro esterno destro, l'esterno basso, potrebbe essere inserito un giocatore che ha più capacità di marcatura? Faccio un nome, Koulibaly o Enrique invece di Maggio, invece è meno difensore. Veramente, come non so che cosa possono fare loro, devo lavorare sulla mia squadra. Sempre penso che dobbiamo guardare l'altra squadra, però per me la cosa più importante è la nostra identità e che dobbiamo fare noi, che in questa fase di crescita, devo dire che ancora non abbiamo arrivato al livello che io voglio arrivare, però se noi facciamo quello che dobbiamo fare, se noi sappiamo come deve giocare la squadra contro un modulo, contro un altro modulo, contro un giocatore veloce, contro un giocatore più forte di testa, non mi interessa che fanno loro, mi interessa che possiamo fare noi. Ultima calcio Napoli 24. Eccolo. Mister, nella sua esperienza italiana, quindi tra Inter e Napoli, ha avuto modo di affrontare e di conoscere svariati tecnici, tanti allenatori. Ecco, tra tutti questi, ce n'è uno che lei pensa possa somigliarle dal punto di vista tattico o anche come gestione del gruppo, della rosa? Chi è il Benitez secondo? Sì, però credo che non devo dirlo io. Io posso dire allenatori che mi hanno colpito, che ho seguito, che ho analizzato, Arrigo Sacchi, che l'ho detto tante volte, Paccio Maturana, anche Del Bosque, Johan Cruyff quando era a Spagna, sono allenatori che io ho visto. C'è qualche italiano? Lo sa che mi sembra l'italiano. No, gli attuali che allenano più in Italia. Adesso? No, adesso io credo che Rudy Garcia è un grande allenatore, Allegri è un grande allenatore, Conte è un grande allenatore, ciascuno con la sua caratteristica. Ho detto che Sarri mi piace come gioca la sua squadra, però ogni entorno è diverso. Non è lo stesso allenare una squadra che vita classifica, una squadra che lotta per il campionato. Guardiola ha un buon rapporto con lui, allena bene. Sono tanti, Ancelotti sappiamo che è un bravo allenatore. Non posso dire chi è più vicino a me, io posso dire questi allenatori che io ho visto e ho provato a imparare qualcosa di loro. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Sono mister, nel luogo di Pasqua che cosa da trovare? Mister? Io voglio punti, sempre voglio punti. Punti. Se metto dentro tre punti ogni partita sono contento. Vediamo a Pasqua. Ciao.